Amici di Icarus, oggi sono il vostro inviato per questa gara che si chiama Lussarissimo in combinata con la Gardenissima, e ieri sera qui proprio sulla stessa pista in notturna si è svolta la gara di sci alpinismo. Dividerò questa bellissima gara assieme a un caro amico, un grande campione del mondo di superturismo, campione europeo con le macchine, Luca Cappellari. Ciao ragazzi, siamo di nuovo insieme, io e Edi, stavolta non sull'asfalto ma su neve, speriamo di divertirci come sempre e di andare forte. Ciao. E adesso ci facciamo la ricognizione. Siamo nei pressi della partenza, abbiamo appena fatto le prime due porte, alle nostre spalle rimane il paesino del Monte Lussari, del santuario. È una gara che si svolge parallelo, si parte in coppia, per cui c'è anche questa sfida col concorrente a fianco, che ovviamente l'adrenalina aumenterà sicuramente. Il pendio è molto vario, ci sono 1000 metri di dislivello, pensate, e 4 km di pista, ed ora me la godo anch'io. Io mi diverto come un pazzo a fare queste gare perché sono gare di resistenza. Abituato alla Parigi-Dakar è ovvio che potevo scegliere solo una gara di durata come questa. Siamo praticamente alla fine del primo muro e subito dopo c'è un bel piano dove bisogna lasciar correre gli sci per arrivare in fondo con la giusta velocità. Andiamo avanti e andiamo a vederci sto bel piano. Speriamo a questo punto di dover già fare pit stop, Edi, cosa dici? Ma dai, siamo abituati, abbiamo fatto la 24 ore al Nürburgring, abbiamo fatto gare di durata, sono 3 minuti e mezzo di gara, vuoi che non ce la facciamo? Attualmente credo che oggi troviamo condizione ideale, fantastico, la prima sensazione è molto buona, quindi non vedo l'ora di essere al cancelletto di partenza e divertirmi veramente, sfruttare in pieno gli sci e la discesa. Davide, tu che hai vinto il Mondiale Master, dammi un giudizio tecnico sulla neve, sulla giornata e sul percorso di questa gara. Ma il percorso è duro, la neve è buona, si può andare a tutta perché è una neve che tiene, non sono grossi problemi. Le gambe? Le gambe probabilmente fino a qua ci sono ancora, da qua in giù ce l'hanno in pochi. Ce ne avrai anche tu sicuramente. Speriamo. Se l'abbiamo fatta. Devo dire che il percorso è decisamente più filante della scorsa edizione. Dovrei trovarmi a mio agio. Adesso risaliamo di nuovo sul monte per fare un'altra ricognizione veloce prima della partenza. È splendido oggi, una giornata magnifica. Siamo alla quarta edizione e grazie anche al supporto della regione e di altri siamo riusciti a portare in porto anche questa edizione che si prospetta veramente eccezionale. Dopo aver fatto la Coppa del Mondo, dopo aver fatto le gare di Coppa Europa, abbiamo questa manifestazione qua, che è una bella manifestazione, una bellissima idea, e dico, il tempo ci ha assistito, è quello, quando il tempo c'è, esatto. Siamo già a buon punto. Io ho iniziato a sciare assieme ad Alex e anche un altro grande campione, Marco Tonazzi, che fece la sua carriera in squadra azzurra, in squadra A. Poi lui ha continuato a sciare e io invece ho preso la strada delle moto, delle macchine, sono partito per i deserti e ho fatto una carriera completamente diversa, ma non riesco mai a staccarmi dalla neve, per cui appena ho un momento libero mi fiondo a fare qualche bella discesa. Sì, noi abbiamo cercato di, forse perché noi ti stavamo davanti, allora tu hai cambiato carriera, probabile. E noi abbiamo cercato di inseguirti poi, perché abbiamo provato anche noi, ma con scarsi risultati. Vabbè, ognuno il suo mestiere. Bravo. Siamo 5 minuti alla partenza, come avevo già preannunciato l'adrenalina sale, perché altrimenti non c'è gara. Vedo tutti molto preparati, è una gara amatoriale, dunque non siamo qui a cercare proprio la massima tecnica, siamo sciatori della domenica. Sono slalom gigante da oltre 3 minuti, quindi metterò alla prova le mie capacità tecniche ma anche le mie gambe, però sono molto contento di essere qua, la giornata è fantastica e non vedo l'ora di partire, mi sembra di essere in griglia quando c'è una gara in macchina, quindi l'adrenalina sta salendo e si aspetta solo il momento del via. Col casco ho una microcamera che riprenderò
la mia discesa è quella di Edi, e quindi spero di dare tante emozioni a voi che state seguendo da casa. Se sbaglia con questo lo becco e dopo faremo i conti alla fine. Purtroppo ho l'inseguitore pazzo, oggi vediamo un po' se riesce a starmi dietro per filmarmi. Facevo il figo la prima parte e poi mi sono reso conto che dovevo darmi una calmata per gestire l'ultimo tratto di pista, che è veramente tutto all'ombra, scalinato, però il tracciato era molto molto bello, filante, belle porte, bellissima gara. La grande Gabriella Paruzzi, lei col numero 36, dunque un numero prima di me, è perfetta, come se non avesse fatto la discesa. Com'è stata, Gabriella? Ma molto divertente, devo dire, per me la prima esperienza tra le porte, scio sempre in piste libere, per cui un percorso obbligato non l'avevo mai fatto e oggi è stata veramente una bellissima gara, probabilmente anche baciata dal sole, una neve splendida, esatto. Quindi è anche più semplice divertirsi. E tu avresti voluto averli sci da fondo, scommetto. Ma diciamo che per me sarebbe stato più semplice, non è per essere, però in una pista così ghiacciata ovviamente le lamine servono per curvare meglio. Se volevi stancarmi le gambe ci sei riuscito, comunque bellissimo, una grande esperienza, neve fantastica, giornata bellissima, quindi mi sono proprio divertito. E di qua ha fatto valere la sua esperienza sugli sci e il maggior peso nei piani, quindi... Il Lussarissimo si è concluso, per gli amanti di questo genere di competizioni il prossimo appuntamento è alla Gardenissima. Spero vi siate divertiti, io sono Edi Orioli, vi saluto. E se volete scriverci, Icarus@skytv.it. Ciao a tutti!